mano. Lascia sta mano subito, sta perché mano. È la tua ex. Non è che dici... Raffaella, piacere. Non è la, è la tua ex. Raffaella. Ciao Andrea, piacere. Non me la sarei mai aspettata una ragazza del genere insieme a Yuri. Cosa mi raccontate? No, cosa racconti te che sei l'ex sua? Non è che cosa ha visto Yuri in lei, è cosa ha visto lei Yuri. Vabbè, ma comunque la prossima cosa me ne frega proprio di Yuri, parliamo con Raffaella. Ma infatti Raffaella. Io Yuri, fatti vai a giocare un attimo un po' là. Okay. Ma quindi stasera lei dorme con noi? No, no. Come no? Come dorme con me? Stasera si Meno male che dormo con qualcuno, cioè ieri sera ho dormito da sola. Infatti dormi con noi, dormi. Perfetto. Non uno, tre. Ce ne hai tre. Che fortuna, quanto siamo magnanimi noi. Cioè, ti rendi conto. E dove li trovi i ragazzi così? Qua. I ragazzi sono fantastici. Andrea è meraviglioso. Renato sembra tanto simpatico. E invece gli altri concorrenti, le altre cose. No, ma non parlate. No. Dopo, allora, dopo ci scopri tu. No, ma sai la cosa, Valeria? Io sono l'ex di una ragazza che adesso sta con lui. Però quindi lui adesso sono da solo. No, non è solo, ha dormito due notte già con la stessa detto donna. Fino oggi. Aspetta, cioè lui è fidanzato e dorme con la ex. Poi non c'è l'ex mia che dorme se... Vabbè. Ma cosa che dorme è? Con tutti. Vabbè, no. Se le altre ragazze si mettessero in competizione con me, sono già morte. Raffaella è completamente diversa da tutte. Lei è donna. Donna, ma con la consapevolezza di essere bella. È piacevole stare con te. Andrea è un tipo che ci sa fare. Hai mai fatto un uscito del genere? A lei non gliene fotte nulla che c'è Jessica o che c'è Tecla o che ci sia un'altra ragazza. Se mi vuole, me l'ha detto che dorme con me, con la mia ex. È un'altra tipa che stai frequentando. Può essere che le spazi via tutte e due, no? Ma io sono un tipo che non spazza via nessuna, ma le faccio spazzare via da te. Le fai spazzare via da me? Cioè. Molto bene, Raffaella. In attesa di goderci lo spettacolo di Andrea che spazza via le sue ex a causa tua, meglio avvisarle del tuo arrivo, in modo tale da farle preparare ad essere spazzate. Ibiza! Chi è la tua ex? Body. Stavo così felice. L'ex di Yuri. Yuri, la tua ex. Body. Sì, Yuri sta ubriachissimo. Sai il drink che ti danno sulla spiaggia? Lui ha bevuto metà, sta ubriachissimo. Sei contentissimo. No, sono felice perché... Sarà felice Andrea. Andrea è felice, ma comunque è seria. L'unica donna che me l'ha data dopo... L'unica che me l'ha data dopo... Sarà due settimane. Me l'ha fatta sudare. Vabbè, tutta me la danno subito. Cioè, manco 8 mesi, 2 settimane me l'ha fatta sudare. Yuri è convinto che Raffaella sia una ragazza virtuosa. E si sa che Yuri difficilmente sbaglia. Penso che se dovesse sapere questo, di Jessica potrei aver paura. Dai. Quindi hai deciso con chi dormire stasera? Dormiamo insieme. Dormiamo insieme. Quindi mi stai dicendo che stasera si dorme? Io non ho detto che si dorme. Con Andrea mi sono trovata bene, anzi benissimo, posso dire. Vieni qua. Vieni qua un attimo. L'ho baciata perché mi andava di farlo, perché sono stato bene e è una ragazza molto carina. Andiamo. Stasera dormiamo insieme. Dormiamo. Stanotte dovrebbe dormire con me o in camera o nella camera dove si tromba. Adesso vediamo. Io te, dormiamo. No, stai tranquillo. Perché? No, io e te qua insieme. Qua? Di io e te, va bene. Non andare tanto di là. Tanto dobbiamo insieme, cioè. Ma Andrea sente l'odore dell'indecisione nell'aria e inizia a sferrare una serie di attacchi feroci. Prima in doccia, poi in bagno.
Poi in camera, cercando di coinvolgere anche la sua ex Tecla. Poi di nuovo in bagno. Raffaella è ormai confusa. Incredibilmente, Yuri sembra averla spuntata. Ma io alla fine dove dormo? Vieni qua con me. No, Andrea, va. Testa di là. Sì, vieni qua. Dammi il cuscino. Oh, io ho due cuscini. No, non vale. Dai, non fai il cuscino. Per lei, mica lo do a te. Oh. Grazie, Andrea. Raffaella entra nel suo letto. Dopotutto, Yuri ha un piano. Sco di cervello, poi a posto. Dai, spegni sta luce che sembra che... è timida. Oh, timida. Raffaella non è timida e lo squalo rientra in azione. Con la scusa di dare la buonanotte a Yuri, ruba un bacio a Raffaella. Che bravo. Se vuoi con tutte. Che infame. Ma Yuri è ancora sveglio e Andrea ritorna nel letto con Tecla. Lo squalo perde lucidità e prima limona Tecla. E poi, incredibilmente, tenta l'approccio con Yuri. No, io, Andrea, il co... Ma hai dormito sempre insieme a me? Ma non fare il co... Si vede tutto per una ragione. E la ragione magari sei tu. Faccio un massaggio, vai. Non thailandese, perché ovvio non è che sono bravissima a fare i massaggi, ma sono brava a riceverli. Quale scegli? È la Madonna, proprio stile... Ah, nudo proprio. Nudo? Mi scandalizzo. Sì. Facciamo il gioco della resistenza. Facciamo il gioco della resistenza. Vediamo. No. Che aspe- no. Ti devo stuzzicare, altrimenti che gioco. Aspetta, ti devo spiegare però. Dato che c'è l'attrazione fisica, c'è la voglia magari di stare insieme, di abbracciarci, eccetera. Però voglio vedere per quanto tempo possa durare questa cosa, la voglia. Poi quando scoppio, scoppio. Raffaella è pronta a scoppiare. In stanza le cose iniziano a farsi piccanti. L'ansia da prestazione è alle stelle. E alla fine la spunta Gianmarco, che come premio decide di regalarsi una serata con la principessa Raffaella. La location è esclusiva e il giovane ballerino può finalmente sfoderare le sue tecniche di seduzione. Prima di tutto, rompere il ghiaccio mostrandosi intelligenti. Sei l'unica persona qui che non ho avuto modo di conoscere. Perché sono entrata da poco. Dopo, una frase fatta a caso. Sai che io penso sempre che un conto fare l'interessante e un conto esserlo. Poi, fare domande inutili. Tu hai fatto tennis per tanto tempo o è passione, qualcosa? Mostrare braccialetti e souvenir vari, inventandosi storie marinaresche. Poi mio nonno era marinaio. Altre domande a caso. E come mai il tatuaggio? E infine, la cosa più importante per conquistare una donna. Mia sorella. Farla ridere di gusto. Però purtroppo mia nonna... No, sei stato un simbolo, un punto di riferimento, giusto che... Allora, Raffaella, Gianmarco e Luciana. No, per favore. Per uno di voi questa sarà l'ultima mattinata in Thailandia. Andate a preparare le valigie e portate davanti al bar. Chiunque esca, penso oggi, sia in qualche maniera un po' ingiusto. Sa che... però... Mi sa che adesso è giunta la mia ora. È un po' dura. In realtà mi dispiacerebbe sicuro di lasciare la Thailandia. Saluto Gianluca, che c'è lui. Almeno me lo faccio in hotel, con calma, bello. Mi dispiacerebbe che uscisse Luciana. Raffaella, saluta i tuoi compagni. Prendi le tue valigie e vai al cancello. Per te è arrivato il momento di lasciare la Thailandia. Ma ci sono rimasta male, devo essere sincera. Ciao ragazzi, è stato un piacere conoscervi.
Ero in un contesto dove non c'entravo assolutamente niente, quindi è meglio che vado. Se n'è andata la principessa di sto c***o. Roccia! Roccia! Oh, tu anche quando il programma è finito resti qui! Mi piace questa notizia, no? E mi faccio la c***a. Stasera festeggiamo. Ciao! Ci vedremo a Milano, eh? Ci conto! Io penso che se fosse stata qua 2 o 3 giorni, un giro in moto con tutti se lo sarebbe fatto. Perché una così potrebbe farmi ricredere sul genere femminile. Perché? Perché è una ragazza proprio ad hoc. Cioè, questo manco entrato ci sta dicendo che noi siamo tutte chiaviche. Grazie, amore. No, che chiaviche! Che c'entra?